Agugori, a finestra, Augusto! Non ho mai sentito a strillà così mia moglie. La prima cosa che ho pensato, i rumeni. Questi si sono fatti mezzo quartiere così, Ti gassano e poi entrano dalla finestra. Corro in camera e che era? Il vento. Sto ramo, no? Sta cazzo di mangrovia che bussava contro il vetro. Sì, vedo. No, mi chiedevo il perché di questa chiamata domenica mattina all'alba. Perché c'era volo. Danno a Dubai, capito? Business class, roba di lavoro. Volevo risolvere prima di partire, ecco. Cioè, sostanzialmente mia moglie mi ha pure detto, guarda che lo chiamo io, ragazzi, lunedì vai tranquillo. Però non è che mi fido molto di lei, non è affidabile, con tutte le cose che c'ha fa la testa, capirai? Il solario, mo yoga, sto corso di zumba, questo insegnante frocio che va a casa tutti i giorni. Mo niente, si è messa in testa il corso di cucina creativa al pincio, 2 volte e mezza a settimana, capito? Con tutte queste cose quella mica c'ha tempo e sta a guardare a te che t'aiuramo, capito? Sì, comunque qua abbiamo finito. L'unica cosa, come le dicevo, la chiamata della domenica mattina verrà a costare. Perché volete tutti i soldi miei, eh? Senti, dal momento che pigli questo argomento te lo dico onestamente. Per questo progetto non c'è budget. Ma ho capito, io ti è stata l'occasione comunque di lavorare in un giardino di un certo tipo. È un'occasione per te, non lo capisci? Scusa, a te che vuoi fare nella vita? Vuoi fare questo? È il giardiniere, vuoi fare? Eh? È come lavoro, è il sogno tuo? Allora ricordatelo, ragazzo. Cioè, nella vita, per realizzare i sogni, c'è bisogno di un po' di sacrifici. E poi ti diverti a farlo, no? E divertiti. A voglia a te a far giardiniere. Arrampicate su un albero, pialla mer prato, sfronna ma siepe, fa quello che te pare. Questo è il parco giochi per te, dove lascio tutto il giorno. A me la fa un po' di tanto. E divertiti allora. Cazzo da me, oh, voglio dormire a me, sai, un'altra sanguisuga del merda, rimortaccio di sopra. Partirà la supercazzola.